Benvenuti a questo nostro incontro. Come primo incontro in merito a questo argomento, ovvero di visitare insieme i musei per poter parlare di Dio, vi propongo un viaggio alla Cappella Sistina e in particolare al ciclo di affreschi relativo alla creazione, quindi la Genesi. Mi sono permessa di condurvi in questo viaggio. Perché, ecco, vi parlo un attimo di me. Io sono, come già vi ho detto, ingegnere edile architetto e inoltre sono anche guida turistica della regione Abruzzo. Quindi, ecco, ho le competenze necessarie per potervi guidare in questo viaggio. Però la cosa nuova è che facciamo questo viaggio più che altro per approfondire la fede e i temi, quindi che troviamo nella Bibbia. E appunto oggi vedremo la Cappella Sistina. Per poter giungere a questo sito dovete semplicemente scrivere sul motore di ricerca vatican.va e magari aggiungete sul motore di ricerca anche Cappella Sistina, visita virtuale, così è sicuro che il primo link che troverete è quello che conduce a questa pagina. Io proverò ad inserirlo anche nel testo di questo video affinché possiate trovarlo facilmente, però è davvero molto semplice. Entriamo insieme nella Cappella Sistina. Ecco. Io definisco, e coloro che la conoscono mi daranno certamente ragione, definisco la Cappella Sistina una vera e propria Bibbia illustrata. Guardate che meraviglia. Perché dico Bibbia illustrata? Perché a differenza di altri luoghi, in questo posto abbiamo nella volta superiore tutto ciò che riguarda l'Antico Testamento, in particolare i libri del libro della Genesi. E di questo è proprio l'oggetto del nostro incontro di oggi e ci torneremo fra pochissimo. Ma abbiamo, diciamo, a destra, in questo lato delle pareti laterali abbiamo la storia e quindi la vita di Gesù. Poi questa parte della Cappella Sistina la approfondiremo in un altro incontro, vedete, fino alla resurrezione di Cristo. Mentre abbiamo sul lato sinistro tutti i racconti della vita di Mosè, e anche questo ci ritorneremo quando parleremo di questo profeta. E infine, proprio come elemento che in realtà è il primo magari che si staglia, però alla fine della Cappella Sistina c'è questo grande affresco che è il Giudizio Universale e che si trova nel libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia. Quindi, come vedete, dalla Genesi all'Apocalisse, la Cappella Sistina è davvero un gioiello di dipinti. Proprio perché l'arte aiuta a conoscere e a veicolare dei messaggi, che è appunto in questo caso quello della Bibbia, di far conoscere al popolo, alle persone che magari all'epoca non potevano magari tenere una Bibbia e poterla leggere, consentivano appunto di illustrarla qui. Andiamo quindi subito alla volta, che questo è l'argomento principale di questo racconto di oggi. Innanzitutto è stata realizzata da uno dei più grandi pittori italiani del Rinascimento, che è Michelangelo Buonarroti, sicuramente lo conoscete tutti. E Michelangelo è stato chiamato da Papa Giulio II nel 1508 a realizzare quest'opera. Il progetto del Papa era in realtà voleva coprire un affresco che prima era qui posizionato. Vi era infatti un affresco del pittore Pier Matteo d'Amelia che aveva realizzato un finto cielo stellato. Quindi immaginate, al posto di questa meraviglia c'era un semplice cielo stellato.
Il progetto del Papa, quindi dicevo, voleva inserire 12, i 12 apostoli, mentre il progetto poi finale, che è quello che vediamo adesso di Michelangelo, egli praticamente cambiò tutta l'idea del Papa, e fino quasi a comporre e inserire più di 300 figure. Quindi immaginate, da 12 discepoli che voleva appunto inserire il Papa, Michelangelo fa tutt'altro e addirittura riveste tutta la volta delle storie dell'Antico Testamento, in particolare della Genesi e tutto ciò che c'è prima quindi di Cristo. E appunto Michelangelo dipinge e termina quest'opera nel 1512, quindi immaginate, ha praticamente impiegato 5 anni della sua vita a realizzarlo. Poi ovviamente ha fatto quasi tutto da solo, quindi questa è un'altra cosa che ci sorprende, però si pensa che avesse solo un muratore con sé ed un apprendista che gli preparava praticamente i colori. E quindi ecco questo per farvi capire che lavoro immane ha fatto Michelangelo. Per andare a spiegarvi poi nel dettaglio questi affreschi, ho bisogno di farvi vedere un disegno riassuntivo che è praticamente questo, dove appunto vi spiego in due parole come ha pensato di sviluppare tutto il progetto Michelangelo affinché possiate comprendere quando io vi parlerò di quello che è l'elemento centrale. Allora, Michelangelo che fa? In queste lunette che vedete color giallo e in queste vele sul rosso chiaro, e gli mette tutti gli antenati di Cristo, quindi appunto da Adamo, diciamo, fino a Giuseppe, li inserisce tutti. In quelli che sono questi riquadri arancioni, quindi una sorta di secondo registro, quindi un primo registro e questo è il secondo, scusate, lo troviamo qui. E in questo secondo registro, dove vedete questi rettangoli arancioni, egli inserisce veggenti, ovvero tutti coloro che hanno profetizzato prima della venuta di Cristo. Ed egli inserisce non solo i profeti, come ad esempio Geremia, Isaia, Daniele, poi li vedremo nella rubrica Dio segni, ma inserisce anche le sibille pagane, vedendo in questo una prefigurazione appunto delle profezie e quindi della venuta stessa di Cristo. E infine, diciamo, prima di giungere all'elemento centrale che interessa a noi, egli inserisce nei quattro pennacchi quattro miracolosi eventi della salvezza di Israele. In particolare inserirà il serpente di bronzo, che vi ricordate, ve ne ho parlato nel video di Caino e Abele. Adesso ve lo faccio vedere affinché, se volete fare un approfondimento, potete andare velocemente. In questo video, che è il video 15, dove parlo di Caino e Abele, parlo proprio del serpente di bronzo. E in particolare lo tratteremo quando parleremo della storia di Mosè. Poi c'è un'altra salvezza che Israele ha ricevuto grazie a Giuditta e Oloferne, poi un'altra, la terz'ultima, che è quella di Davide e Golia. E infine c'è la punizione di Aman. Scusate. Di tutti questi eventi parleremo successivamente o ho già trattato nella rubrica dei Dio segni. Ma andiamo subito a quello che è il cuore di questo video. In questa zona centrale sono presenti in 9 riquadri, in 9 quasi vignette, tutto ciò che riguarda dalla creazione fino all'ebbrezza di Noè. E adesso andiamo a vedere proprio, diciamo, dal vivo, proprio ecco, nella cappella. Provo ad ingrandire. Purtroppo non si vede tantissimo, però cercate di. Perché purtroppo, ecco, ingrandendo una parte della visione si perde. Comunque, appunto, in questo primo disegno, come vedete, Michelangelo mette Dio
guardate, ha un vestito sul rossiccio che separa la luce dalle tenebre. Gli fa quasi appunto una diagonale dove da un lato è tutto bianco, quindi la luce, e dall'altro il buio, le tenebre. E questo rappresenta appunto questo brano. Una seconda immagine è questa. E qui praticamente Dio che fa? Crea gli astri. Quindi la luna, il sole, le stelle, questo rappresenta la creazione degli astri. E poi si vede Dio di spalle che crea quella che è la vegetazione, quindi la terra asciutta, ecco come diciamo, la terra asciutta. È bello vedere che Michelangelo realizza Dio, adesso lo vedremo, sempre con un manto sul retro e sempre attorno, quasi sempre perché qui non si vede, però in altre parti lo vedremo, sempre attorniato da angeli. Una terza appunto affresco qui rappresenta Dio che divide il cielo dal mare. Non so se si vede, ecco, magari così ingrandendo si vede meglio. E appunto qui c'è una bellissima prospettiva di Dio, dove anche qui è sempre sorretto da angeli e da questo manto che lo avvolge. E c'è questa quindi divisione tra il cielo e il mare che parla nella Genesi. Questo ovviamente è probabilmente l'affresco più conosciuto di Michelangelo, ma credo proprio di tutta l'arte, dove c'è la creazione di Adamo. E quindi abbiamo Dio e Adamo in questa tensione proprio vitale dove Dio infonde vita all'uomo. Anche qui lo vedete, Dio ha questo manto che è avvolto e intorno a questi angeli che lo accompagnano e appunto si protende Dio a dare vita a questo che è l'uomo. Un'immagine che appunto mi piace moltissimo è questa qui, che purtroppo non riesco a farvi vedere, ho provato anche prima a fare delle, diciamo, altre possibilità, ma purtroppo non si ingrandisce, cioè ingrandendo perdiamo di vista questa immagine, però così spero che un pochino la vedete. Questo è praticamente Adamo addormentato e guardate dalla sua costola Michelangelo fa uscire Eva. Lui ha pensato di fare una cosa del genere, ecco, per ricordare proprio che Dio trae la donna dalla costola dell'uomo. E quindi siamo giunti appunto alla creazione di Eva. Qui in questa parte, purtroppo, se proviamo ad ingrandire non riusciamo, allora io provo ad andare da dietro. Altrimenti ho scaricato le immagini, se non riesco, perché ho provato, ma purtroppo ecco così, vediamo le immagini, cioè le immagini che ci interessano, purtroppo le vediamo al contrario. E allora vi faccio vedere le immagini che ho scaricato in precedenza. Subito dopo la creazione di Adamo ed Eva c'è il peccato originale, vedete, c'è il serpente che offre ad Eva la mela e che poi mangerà con suo marito. E nella stessa scena c'è la cacciata di Adamo ed Eva e dove il cherubino, vi ricordate nella rubrica dei Dioseni, vi spiegavo che il cherubino con una spada fiammeggiante custodiva l'albero della vita e quindi Adamo ed Eva vengono cacciati. Proseguiamo velocemente. Qui abbiamo il sacrificio di Noè, vedete che sta per sacrificare un capro e dei buoi, e questo rappresenta il diluvio universale. Questa infatti è l'arca, come veniva concepita, diciamo, nel 500, poi ne parleremo. Infatti vi aspetto al prossimo video dei Diosegni relativi a Noè e all'arca. E vi disegnerò come secondo degli studi archeologici è in realtà l'arca. E qui vediamo appunto le persone, mentre sull'arca ci sono le 8 persone che si sono salvate, poi alla fine ne parleremo di questo. Qui vediamo gli altri personaggi che rappresentano tutto il resto dell'umanità che purtroppo è morta a causa del diluvio. E infine abbiamo l'ebbrezza di Noè e la sua nudità. Questo che cosa significa? Che c'è un avvenimento dove Noè, praticamente per festeggiare la fine del diluvio, diciamolo così,
ha bevuto abbastanza vino e si è scoperto nella sua nudità. Una cosa che voglio dirvi per terminare, che mi è piaciuta moltissimo, è questa, è che Michelangelo in realtà nel dipingere la volta, questo vedete, questo è l'ingresso dello spettatore, che sarebbe l'ingresso nostro se noi accedessimo all'interno della Cappella Sistina. Il primo affresco che vedremmo è proprio quello dell'ebbrezza di Noè, cioè quando Noè, diciamo la parola come più semplice, quando Noè è ubriaco. Allora, Michelangelo ha dipinto la Cappella Sistina proprio in quest'ordine, cioè dall'ubriachezza di Noè, dall'ebbrezza, fino a giungere a Dio. E per lui è stato come un percorso spirituale di avvicinamento, quindi un passaggio dal suo essere uomo peccatore, quindi suo di Michelangelo, ma dell'umanità in generale, fino a giungere alla vicinanza a Dio. Ecco, io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui. Spero di rivedervi ai prossimi filmati. Un abbraccio e a presto!